Cioè, Ombre della Sera nasce all'interno delle mura di Rebibbia Nuovo Complesso. Io ho lavorato per tanti anni come regista teatrale, formatrice, operatrice culturale e dopo diversi anni di lavoro con attori ormai prima detenuti ed ora ex detenuti, abbiamo in qualche modo immaginato questo progetto che li ha accompagnati nel momento della liberazione. Ombre della Sera racconta il momento in cui queste persone, questi padri che sono stati lontani anche per molti molti anni dalle loro famiglie, tornano a casa e tentano faticosamente di ricostruire una relazione che con i propri cari, con i propri familiari, con i propri figli, che in qualche modo il carcere non permette. Quindi era importante in qualche modo anche continuare in questo passaggio a utilizzare lo strumento della rappresentazione come possibilità, no, di elaborare i nodi irrisolti della propria esistenza, compreso anche il rapporto con le famiglie. Tecnicamente è stato definito docufilm e nella categoria docufilm è stato candidato al Nastro d'Argento quest'anno 2017, chiaramente perché si muove in questo territorio un po' al limite tra la verità e la finzione. Se siamo arrivati, mi farai pagare prima o poi. Non ti preoccupare, e tanto prima o poi pagamo tutti. Il film è nato da un'urgenza delle persone, da un'urgenza interiore delle persone che lo hanno realizzato, quindi per noi tutto questo percorso che stiamo facendo anche cinematografico è chiaramente eccezionale da questo punto di vista. La prima sarà a Roma, sarà il 7 di novembre al Cinema Farnese e da lì invece tutta una serie di date che pubblicheremo via via sulla pagina Facebook di Ombre della Sera.